Questo programma è messo in onda da cari amici, bentrovati a tutti con i nostri viaggi del pescatore che questa volta ci portano a Sappada, in questa nostra ormai abituale cornice delle Alpi Carniche e Dolomiti Friulane. Per fare cosa? Pesca, ovviamente. Quale tecnica? Lo vedremo con i nostri esperti, ma soprattutto con la nostra guida, il nostro assistente di pesca, che è il focus del nostro obiettivo. Il focus perché lui è lo strumento, è la persona attraverso la quale noi altri pescatori sì possiamo arrivare in questi luoghi da qualsiasi parte d'Italia e poter andare su quella pietra, su quel percorso d'acqua e andare a pescare le nostre trote e senza difficoltà e con precisa conoscenza. Ma è quell'opportunità affinché, grazie alla qualità dei servizi, delle opportunità che noi troviamo in questi comuni che si sono legati in questo progetto di pesca, anche chi è solito accompagnarci non ha dispiacere ad esserci, anzi forse chi ci accompagna starà meglio di noi altri che pescano. Ma per fare questo guardiamo un attimo insieme una serie di cose molto belle sotto il piano delle tecniche che ci accompagnano, e questo grazie, un grande grazie a Falcon per l'assistenza tecnica che ci fornisce, non di meno Giazzui, ma soprattutto poi per le cose belle legate a questo comune Sappada. Andiamo a vedere. Le temperature lo hanno consentito, il clima è più agevole, più comodo per le nostre pescate. Abbiamo parlato di guida di pesca, lo faremo molto meglio nel corso della puntata, dove avremo anche la fortuna di essere raggiunti da alcuni amici, poi vedremo chi, ma entriamo nel merito della nostra battuta di pesca. Abbiamo parlato, oggi parleremo solo di pesca a mosca. Igor, buongiorno, caro Riccardo, ben trovato anche a te. Poi ci fermeremo sull'utilità e la funzione fondamentale di questo nostro momento per stare insieme sulle guide di pesca, però parliamo un attimo di che tecnica faremo, che tratto di fiume siamo. Ve lo dico io, siamo sul Piave. Sul Piave, sì, esatto. Il Piave nasce a Sappada. Che faremo, che pesci troviamo, con che tecniche, che esco? Allora, la tecnica che faremo sarà la pesca mosca, esclusivamente pesca mosca. Infatti ci troviamo qui in un tratto no-kill, dove si può pescare soltanto... È tutto no-kill? No, c'è soltanto un tratto, che è no-kill, dove noi potremo pescare soltanto con le scarpe ufficiali senza armiglione. È chiaro, per chi che ne so, vuole pescare con le esche naturali, può pescare più a valle o più a monte. Il pesce che troviamo sul trotefario, le nostre belle trote, assolutamente sì, e le peschiamo qua sul Piave. Molto bene. Cominci tu o incomincia Riccardo? Inizio io. Va bene, andiamo a vedere che combinano questi signori, poi avremo delle sorprese. Andiamo. Thank you.
iniezione di silicone per aumentare la galleggiabilità della mosca. Il materiale che ho utilizzato per costruire questa mosca sono delle fibre di piuma di collo di gallina per fare la coda, mentre il corpo ho utilizzato del pelo di cinghiale colorato, una pallina di polistirolo e la corona invece è stata fatta con pelo di camoscio. Sappada è un'isola etnico-linguistica un po' particolare, sicuramente ha un bagaglio culturale e storico molto importante. La leggenda narra di 15 famiglie venute dall'Austria che si sono insediate in questo territorio, hanno creato 15 borghi. Sono dei borghi tutti molto particolari e molto belli, che richiamano anche un'architettura particolare delle case in legno, che è un elemento che ci ha permesso anche di entrare nei borghi più belli d'Italia. Quindi sicuramente la gente viene a visitare queste borgate, che sono molto particolari perché hanno delle cappelle, hanno le fontane, hanno questa architettura molto particolare, quindi è una passeggiata molto tranquilla e rilassante, adatta a tutti, e da qui diciamo si evince già la carattere identitario molto forte della nostra comunità, che troviamo anche nella nostra lingua, che è una lingua tedesca, e lo ritroviamo anche poi nelle tradizioni e negli eventi che durante l'anno si sviluppano. Quindi sicuramente ci sono delle caratteristiche storiche che ci permettono di presentarci al turista e di farci conoscere come località molto particolare. Quando si visitano le borgate storiche si ha una prima, diciamo così, un primo quadro della nostra comunità, che poi si può invece scoprire visitando i molti musei che abbiamo, dal museo etnografico che fa una carrellata di tutti quelli che sono gli aspetti della nostra comunità, per poi visitare la casa museo, che è un esempio conservato anche con la collaborazione della sovrintendenza e beni culturali, quindi è rimasto intatto ed è stato recuperato in maniera filologica dal punto di vista architettonico. Abbiamo poi il museo della Grande Guerra, in quanto i nostri territori sono stati scenario del conflitto, e quindi ci sono tutti i ritrovamenti e si può fare anche qui una carrellata di quella che è stata la guerra sulle nostre montagne. E poi a Cima Sappada abbiamo la Spangler House, che è un esempio di casa proprio mantenuta come era in origine, con l'affumicatoio, con la stanza a giorno, e quindi si può proprio vivere quella che era la vita di un tempo nella comunità di Sappada. Come vi dicevo, avremmo avuto per quanto mi riguarda un gradito arrivo, ed era l'arrivo dell'assessore al turismo e allo sport del comune di Sappada, l'assessore Silvio Fauner. Buongiorno assessore. Buongiorno Nando, ma ci davamo del tu, conteniamo così. Ha ragione Silvio Fauner. Perché Silvio? Per chi sicuramente già l'ha riconosciuto, una grande bandiera italiana, 5 medaglie olimpiche, 4 volte alle Olimpiadi, 7 mondiali, 8 medaglie ai mondiali, insomma una persona per come, con l'età sembra un ragazzino, fisicamente mi nascondo, vabbè, ma al di là di questo parliamo di pesca oggi, quindi comunque ancora un altro sport. Ci è piaciuto come Sappada ha voluto esserci in questa idea di comuni che si sono consorziati su questa idea della pesca, la famiglia e il turismo. Perché Silvio? Ma perché? Semplicemente perché Sappada crede molto nel
nel prodotto turismo famiglia e soprattutto nella parte estiva ci sono tantissime attività create proprio per la famiglia, quindi questa può essere un pacchetto in più per, proprio per la famiglia, quando il padre vuole andare a divertirsi e pescare qualche pesce, per la famiglia, per i figli, c'è di tutto e di più. Effettivamente a Sappada c'è di tutto e di più, poi lo vedremo durante le varie fasi della pesca che cosa di bello, di straordinario, di elegante, di affascinante, di organizzato, di... Non conosco tanti aggettivi per descrivere Sappada, però diciamo, torniamo a pesca, hanno fatto già 6-7 allamate, è un po' come quando partecipi a uno sport. Partecipi tanto, le medaglie sono poche, non come nel tuo caso che hai fatto più medaglie delle partecipazioni, hanno fatto qualche cattura, questo è un tratto no kill, quindi si rilasciano, ma vediamo che succede, poi ci accompagnerà e vedremo tante cose belle di Sappada oltre alla pesca. Adesso cerchiamo di vedere delle catture, andiamo subito, ce la fare un po', non bagniamoci.
Allora, un po' di catture le abbiamo viste, le hanno seguite i nostri amici a casa, però il focus del nostro obiettivo, dei nostri documentari, di questa serie, dei viaggi del pescatore, caro Silvio, è un po' un'impresa a lungo termine, quella di vedere come effettivamente pescatori a parte, quello che stanno vedendo oggi i nostri amici con la tecnica, quella è la funzione delle guide. Queste figure che avranno il compito di coccolare, sì, e accompagnare il pescatore su queste bellezze per poter mettere a frutto le loro tecniche, in questo caso la pesca a mosca, però mi dicono che questo è un torrente che si presta anche ad altre tecniche. Ma la funzione importante di queste guide, che immediatamente dopo il tuo intervento vi prego anche di seguire il contributo che ci darà il presidente di Rete d'Impresa per le varie funzioni che appunto si può fare nell'organizzare dei viaggi di pesca, le bellezze della città di Sappada e di tutto il territorio che vivono un contesto invernale e anche estivo. Perché tu lo definisci bello? Ti sentivo legato alla tua città, perché la mia città è bella, e perché? Ma perché come mi hai detto prima, Sappada offre innumerevoli cose. La prima di tutto è il paesaggio, e basta guardarsi intorno per capire che siamo in montagna, che siamo in montagna vera, ed è un paese che si trasforma, perché nella parte estiva ha tutti i colori dell'estate, con tutti i fiori, il balcone fioriti, che è una cosa spettacolare, unica, nelle case in legno. Sappada, ricordiamo anche che è uno dei borghi più belli d'Italia, uno dei 320 borghi più belli d'Italia. Passiamo poi nella parte invernale, dove la neve è principe e dà quel tocco di magicità in più. E quando poi troviamo visto che parliamo di che siamo sul fiume Piave, che nasce qui proprio a Sappada, ci sono innumerevoli cascate d'acqua d'estate che d'inverno si trasformano in ghiaccio e permettono anche di scalarle, di fare delle arrampicate in ice climbing. Quindi ritorniamo a pesca, guardiamo il contributo di Maurizio Ferigo. Questo viaggio un po' di Caronte tra questa parte delle Alpi Carniche e le Dolomiti friulani, un po' volge al termine televisivamente parlando, però io volevo chiedere: questo coccolamento, questa assistenza, questo coordinamento di servizi, esperienze, che costi ha? Per il turista? Nessun costo. Parte... io vengo, chiedo, mi serve questo, vorrei fare questo, vorrei andare lì, voi mi accompagnate, mi dite, mi fate, mi fornite? Ma certamente, nessun costo, perché fa parte della nostra, del nostro modo di porsi al turista. Perché vogliamo, ripeto, coccolarlo e seguirlo nelle sue vacanze. Avete capito? Non costa nulla. Cioè, ma sicuro? Sicuro, sicuro. Te lo garantisco. Torniamo a pesca.
non c'è un grande luogo se non c'è un grande interessamento della politica. A livello comunale abbiamo visto fanno delle cose straordinarie per preservare al meglio questi territori che si collocano sicuramente tra i paesaggi e i luoghi più belli d'Italia, ma anche le istituzioni regionali hanno un loro ruolo soprattutto per quanto riguarda la pesca. E ascoltiamo un importante contributo. Salve Assessore. Il Friuli Venezia Giulia è sicuramente una regione che offre tantissime attrattive anche a livello, anzi soprattutto a livello turistico, e questa dei sei comuni diciamo che è stata una grandissima idea per un grandissimo progetto, perché ha saputo comunque coniugare, fondere quella che è la pesca, la famiglia e soprattutto poi riportare a casa il pescatore felice con questo connubio. E ricordiamo che oltre alla pesca appunto di fiumi e laghi che stiamo vedendo qui in Carnia, non dimentichiamo che avete anche un mare anche molto pescoso. E voi cosa state facendo come assessorato, come politica, come regione per quanto poi riguarda la tutela e la salvaguardia di quello che è il patrimonio ittico friuliano? Allora, credo che questo si possa sintetizzare andando ad analizzare alcuni punti. Riguardo alla capacità del nostro patrimonio fluviale, parlo delle acque interne e torrentizio, di dare la possibilità di una riproduzione naturale di specie di alto interesse, quali ad esempio quelle come la trota marmorata o il temolo, abbiamo la capacità di riprodurre questi soggetti e di immetterli, andando poi a spingere sul raggiungimento della riproduzione naturale. Manteniamo anche un'elevata attenzione alla qualità dei corpi idrici, in modo che noi siamo partecipi a tutti i momenti anche amministrativi nei quali bisogna dare un parere su qualsiasi intervento sui corpi idrici, proprio per prevenire qualsiasi tipo di squilibrio. E per quello che riguarda invece anche la parte a mare, anche qui le regolamentazioni che negli anni si sono susseguite hanno consentito di mantenere vive quelle pratiche che sono sostenibili. Quindi alla fine questa è una regione che farà di quella sostenibilità reale, che quindi è sia economica e sociale e anche ambientale, uno dei suoi fattori primari, e sarà sicuramente la scelta vincente. Quindi con la promessa sicuramente di lasciare intonse tutte le caratteristiche ancora così naturali e non toccate dall'uomo di questi paesaggi, sicuro, perché è stupendo, è un paradiso. E noi andiamo a vedere cosa fanno i nostri pescatori. Volevo invece chiederti, per quanto riguarda le attività ludiche, no? Perché Sappada sappiamo essere, al di là degli sport invernali, una città a misura di famiglia per figlioli di tutte le età. Quali sono i servizi, le attività ricreative, sportive e quindi principalmente ludiche per quella famiglia che accompagnerebbe il pescatore nei periodi che vanno dalla primavera a fine estate? Che ci offre Sappada? Sì, ma allora diciamo che, come ho detto prima, Sappada offre un po' di tutto per le famiglie. Noi abbiamo voluto creare proprio una località adatta alle famiglie, ed è per questo che le famiglie possono passeggiare, ci sono delle passeggiate, dei percorsi favolosi in bassa quota, anche magari in alta quota, ci sono per chi ama il brivido un po' più acceso diverse ferrate, c'è una palestra d'arrampicata, c'è un per i bambini più piccoli villaggio degli gnomi, dei parchi giochi, quindi è una località proprio a misura di famiglia, dove chi vuole divertirsi, come abbiamo visto, può venire, può pescare su quello che è uno dei fiumi sacri della nostra patria, il Piave, mentre le compagne e le mogli con i bambini possono passeggiare, possono divertirsi, possono giocare in tutto nella più tranquilla, serena tranquillità. Continuiamo a vedere la pesca e poi dopo una cosa carinissima, dopo.
Allora io, diversamente dai miei operatori, non mi sono fatto strada in acqua e mi sono evitato qualche chilometro in questa passeggiata che loro definiscono stupenda. Non lo so se i miei operatori la pensano uguale, però per quanto riguarda la pesca, le trote, le catture, che mi dici circa? Beh, è stata una giornata, una mattinata veramente entusiasmante, le catture non sono mancate. È un bellissimo posto dove poter pescare, dove chiaramente sarà ancora più bello portare e accompagnare le persone a pescare. Merita veramente. Merita veramente. D'accordissimo. Igor, il moschista, che non è un animale strano, è un pescatore d'eccellenza, lo chiamo io, ho provato a lanciare, che figuracce. Che mi dici allora, prima di concludere? Un moschista non si mette soltanto alla prova col numero dei pesci che cattura o alla prova col pesce, se parliamo di pesce d'Italia, ma si mette alla prova anche con l'ambiente dove pesca, quindi mette alla prova la sua tecnica di lancio, e qua è veramente l'idea. La sua tecnica di lancio, loro dicono che è fantastico, ma io vi dicevo c'è qualcosa di stupendo che questo territorio offre, e lì è una tecnica dove, credetemi, loro sono bravi, ma io non li vedo proprio. Vi porto con me, sapete dove? Dove si mangia e che si mangia. Seguitemi. Eccoti qua, Federico. Ecco, Nando. Che tu mi avevi chiesto qualcosa di particolare e speciale. E che hai fatto? Questi sono i nostri Minzenkropfen. Che hai fatto? Questi sono i nostri Minzenkropfen in sappadino. E sono Minzenkropfen? Che c'è? Che roba? Come si chiama? Sono dei ravioli con la mentuccia. E all'interno c'è la ricotta, le patate, la mentuccia e sopra della ricotta affumicata. Minzenkropfen. Ma perché non parli come mangi? Ammazza, quando sono buoni, Federico. Come hai detto che si chiamano? Minzenkropfen. Minzenkropfen. Mangia, Nando, mangia. Te lo dico un'altra volta, voi fate una cosa. Continuate a seguirvi i titoli di coda. Io ringrazio Federico, questa bellissima avventura stappata. Non posso perdere tempo con voi, perdonate. Ammazza, quando sono buoni, Federico. È da finire tutto, eh? Non mi lancio. Buone. Intanto ti chiedo come sono. Sono la fine del mondo. Bene. Ma sono buoni. Questo programma è stato messo in onda da